ringraziare tutti, perché è una bellissima cosa quello che stiamo facendo oggi. Stiamo dicendo basta al fascismo. Sono felice perché siamo tutti e tutte consapevoli della natura antifascista, della forza cosciente antifascista della nostra città. In ogni occasione in cui queste parole si riconfermano con i fatti è un'enorme boccata d'ossigeno, e questa piazza è un'enorme boccata d'ossigeno. L'amministrazione ha aperto la clausola antifascista, ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché sono 2 anni che questa amministrazione mette in atto politiche repressive e d'odio. Ricordiamoci che questa è l'amministrazione delle rotte di vicinato, delle scuole sicure, della caccia senza tetto. Questo non deve più succedere, è ora di dire basta. L'amministrazione deve tornare sui suoi passi, ripristinare la clausola antifascista, mandare a casa tutti i consiglieri collusi con le organizzazioni neofasciste e neonaziste, e soprattutto deve iniziare a mettere in atto politiche sociali di inclusione vere, perché altrimenti non farà altro che creare il terreno per quella lotta tra poveri, per quell'odio sociale in cui il fascismo e il razzismo sguazzano. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Nobile non ha mai aperto un libro di storia, altrimenti saprete che i violenti sono loro e che i nostri valori più profondi sono proprio quelli che lui e i suoi colleghi hanno negato. Questa cosa lo diciamo forte e chiaro: non c'è spazio per i neonazisti a Vicenza.